Anche l'IMU è diventato oggetto di scambio. I parlamentari 5 Stelle dal blog del loro leader bocciano il decreto approvato ieri dal governo. Lo definiscono un do ut des, di basso rango. Alfano sbandiera la cancellazione di una parola e il PD si dice soddisfatto, ma prevedono ciò che esce dalla porta rientrerà presto dalla finestra. Quest'IMU cosa prevede? Prevede intanto dal 2012, la rata del 2012 non si parla più, quella che Berlusconi avrebbe dovuto restituire a tutti gli italiani. La prima rata manca ancora una parte di copertura finanziaria, della seconda rata non c'è assolutamente copertura finanziaria, ma oggi tutti i giornali parlano di cancellazione dell'IMU. E più, scusatemi, ma c'è quella porcheria del condono fatto sui giochi d'azzardo, da 90 miliardi si è passata a 2 miliardi e mezzo e ora loro vorrebbero avere solo 600 milioni. La verità, insiste il vice capogruppo alla Camera, è che questo governo è sotto ricatto. E poi altro che IMU, il rilancio dell'economia, la vera partita è quella sull'incandidabilità di Berlusconi. Su questo fronte la posizione del Movimento la ribadisce il senatore Giarrusso. Sì alla decadenza del cavaliere da parlamentare, no a qualunque dilazione e no al ricorso alla consulta, sarebbe un atto inconsulto. Se possibile conseguenza del voto della Giunta, sono le urne anticipate e si vedrà. Intanto a Grillo non dispiacciono, lo ha già dichiarato al suo blog nei giorni scorsi, meglio nuove elezioni subito che questa maggioranza, anche senza cambiare la legge, dunque anche col Porcellum. Si vede che non gli dispiace, qualcuno insinua. E 5 Stelle respingono. Abbiamo una proposta di riforma che a breve sarà depositata e siamo stati chiarissimi sul Porcellum. Abbiamo provato a cambiarlo votando in aula la mozione Giachetti per il ritorno al Mattarellum, mentre il PD ha votato contro. Se volete dire che noi siamo a favore del Porcellum state sbagliando di grosso, questo lo posso assicurare.